Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Anche questa settimana iniziamo con la cronaca dalle parrocchie e iniziamo da una piccolissima comunità, la parrocchia di San Quirico di Assereto, che dopo 40 anni trascorsi con la guida di Don Emilio Arata ha un nuovo parroco. Il vescovo ha accompagnato nel suo ingresso Don Beppe Culoma. Vediamo. Vengo col desiderio di incontrare tutti, sia quelli che credono, sia quelli che non credono. Un umile servitore nella vigna del Signore, amico di tutti, sia credenti che non, con cui condividere un cammino. Così Don Beppe Culoma è diventato pastore della piccola comunità di San Quirico d'Assereto, parrocchia che si trova sulla collina alle spalle di Rapallo. Il sacerdote, accompagnato dal vescovo, è stato accolto dai fedeli che gli hanno regalato una casula con la quale ha celebrato l'Eucaristia. Da parte sua l'invito per chi lo vorrà a iniziare un cammino di condivisione e di fede fatto di amicizia e gesti concreti. Quello che desidero tanto, poter contribuire a far sì che cresca un clima e un'esperienza di amicizia, di comunità, di famiglia. E vedete, quanto più cresce questo, tanto più l'avvenimento cristiano, la vita di comunità diventa attrattiva. A salutare il nuovo parroco anche Don Emilio Arata, che per 40 anni ha guidato questa comunità, e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. L'augurio che è stato fatto al sacerdote è stato quello di continuare il suo lavoro a servizio della comunità della Valle, guardandola adesso anche dall'alto. È una realtà piccola in contesto paesaggistico di assoluto livello e che è con una popolazione che non ha una, dal punto di vista numerico non è particolarmente rilevante, ma è invece molto molto legata al territorio, alle sue tradizioni ed è quindi molto radicata. Don Emilio in questi 40 anni, dal lontano 1984, l'ha seguita con particolare attenzione, valorizzandola appieno. C'è una chiesa bellissima, una cantoria guidata da Loredana Oricelli, sentiamo in sottofondo, sta provando per la messa che si verrà celebrata tra poco, di insediamento col nostro vescovo del nuovo parroco, e quindi una bella realtà che va assolutamente aiutata, sostenuta e valorizzata. Ecco, per Don Beppe è un ruolo di creare ancora di più questo senso di comunità, entravi dentro. Assolutamente, credo lo farà benissimo per appunto le sue doti umane, ancora prima che pastorali, e sulla scorta della bellissima esperienza che ha portato avanti sia nella comunità di San Pietro che in quella di Sant'Andrea di Foggia, ma oserei dire per l'intera comunità rapallese. Quanti anni ha? 97. E la barca qui si vive bene. Qui si vive bene, c'è l'aria pura, si respira bene. Non è l'aria di Via Mameli di Rapallo, questa è l'aria di Montepeglia e di San Quirico. Ecco, lei diceva di solito vengo in motorino, oggi è venuto in macchina. Oggi sono venuto con la macchina con mia figlia, vengo sempre tutti i giorni col motorino su, motorino elettrico. Che comunità è questa? Chi ci abita, vi conoscete? Cosa viene? Questa è una comunità montana, diciamo, una volta erano tutti contadini, adesso i piccoli contadini sono spariti, sono. C'è la grande proprietà, quella delle macchine, della Lombardia. Qua funghi, castagne? Qui ci sono castagne e oliveti anche. C'erano anche vigneti, ma adesso i vigneti sono spariti. E cosa diciamo al nuovo parroco che arriva? Bisogna dare il benvenuto perché è un parroco intelligente, è un parroco che viene dalla conoscenza proprio dei posti qua. Una volta c'erano molte più persone che venivano, adesso sono vecchi, i vecchi sono morti e c'è insediamento di persone nuove che però non frequentano, cioè hanno comprato le case ma poi in chiesa non vengono tanti. Io mi ricordo che abitavo lì, poi adesso sono andata a abitare, venivo in chiesa col cane, c'ero io il cane e Don Emilio dice per te la predica non te la faccio, Ave Maria, e andava a casa perché non frequentavano molti. E qui adesso Don Emilio cosa lascia Don Emilio comunque di eredità? Don Emilio lascia tanto perché io ho avuto
da parlare è sempre stato un uomo, non un prete, un uomo. Mi ha sempre agevolata, mi ha sempre venuto incontro e anche nelle cose un po' particolari ha avuto sempre un tatto che non se ne trova, ecco. Ormai è un paese che si perde. Però tenete la chiesa, viene curata? Curata, sì, perché veniamo su, c'è la festa, tutto quanto, per quello sì. È la prima volta che la incontro, quindi sono desideroso di conoscere gli abitanti ed iniziare con loro un cammino di amicizia e con chi, come dire, con le persone che lo desiderano, che lo vogliono, è anche un cammino di fede, no? Diciamo che il mio vengo col desiderio di incontrare tutti, sia quelli che credono sia quelli che non credono, e desidero con quelli che desiderano fare un cammino di fede proprio condividere proprio un cammino comunitario. Lasci, continui in valle ma sali anche in collina, dall'alto sì. È una doppia prospettiva. Sì, è bello, un bel privilegio essere parroco di tutta la valle. Speriamo bene di farcela. Don Paolo Nicora è il nuovo vicario foraneo del vicariato di Graveglia e Sturla. Il vescovo ha firmato la nomina. È parroco di San Lorenzo di Arzeno, Santa Maria e San Michele di Nascio, Santa Pollinaria di Reppia, San Bartolomeo di Statale e San Pietro di Zerli. Tra i principali compiti del vicario foraneo c'è quello di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato. Don Paolo Nicora sostituisce Don Maurizio Prandi, che è stato trasferito recentemente a Casarza Ligure. Ora apriamo un'ampia pagina dedicata a diverse iniziative nei confronti di persone bisognose del territorio, ma forse è più preciso dire nei confronti di amici di altrettante realtà che vivono nel nostro territorio. Iniziamo con la festa che è stata organizzata al Centro Franco Chiarella di Chiavari in occasione del 77esimo compleanno del Villaggio del Ragazzo. Ormai è tradizione organizzare un pranzo. Vediamo. Gli auguri in musica, ma anche il profumo dei testaroli, della polenta e dell'asado a rendere speciale ancora una volta il compleanno dell'opera fondata 77 anni fa da Don Nando Negri. Per il Villaggio del Ragazzo, per i suoi operatori, per i suoi volontari e soprattutto per tutte quelle persone che in un momento di difficoltà sono state e continuano ad essere aiutate, il Centro Franco Chiarella a Chiavari si è trasformato in una piazza di paese, dove vivere un momento di festa semplice e genuino e dove ciascuno a suo modo, chi servendo e chi semplicemente sedendo ai tavoli, ha voluto dire il proprio grazie. Facciamo gli auguri al villaggio, che ci dà una mano in certe situazioni non bellissime e ci aiuta non poco, quindi tanti auguri. Tanti auguri e poi proprio una bella festa, siamo insieme tutti, è una cosa meravigliosa. Auguri, villaggio! Stiamo partecipando tutti ad un pranzo molto bello con le persone che hanno un po' di problemi, diciamo così, nella vita. È un pranzo che è un segno della vicinanza di Dio che passa attraverso la nostra vicinanza. Una vicinanza che ha caratterizzato la vita di Don Nando, tutto il suo apostolato, e quindi ancora una volta oggi a lui diciamo un grande grazie. La festa è proseguita nel pomeriggio nella sala convegni del Centro Benedetto Acquarone con la messa presieduta dal Vescovo, nell'occasione il ricordo non solo di Don Nando, ma anche di due grandi amici e benefattori del villaggio, Armando Montagni e Anna Marchese, con la grande promessa da rinnovare ogni anno, quella di dare continuità al sogno di accoglienza voluto dal suo fondatore e mai interrotto in questi 77 anni, nonostante le tante difficoltà incontrate sul cammino. Che il Signore ci aiuti ad essere presenti, ecco, al momento
accogliere con forza, con coraggio e con disponibilità e professionalità insieme, perché non si può fare le cose all'estemporanea, ma il villaggio è in piedi proprio perché ha cercato, donando, di fare, diciamo così, un po' delle spalle robuste, proprio perché c'è tanto lavoro sotto. Ora da Chiavari andiamo a Sestri Levante per raccontarvi una iniziativa organizzata dalla Confraternita di Santa Caterina di Alessandria, una iniziativa che si inserisce perfettamente in quelli che sono i compiti e gli obiettivi delle confraternite, un pranzo per persone senza fissa dimora che è stato ospitato nell'oratorio di San Pietro in Vincoli, nel cuore di Sestri Levante, e tra gli ospiti c'era anche il vescovo, vediamo. La chiesa oratorio di San Pietro in Vincoli, nel cuore dell'antico borgo di Sestri Levante, è sede della Confraternita di Santa Caterina di Alessandria. Qui i confratelli si riuniscono per la celebrazione dell'Eucaristia e per progettare iniziative ed eventi, tra queste il pranzo per persone senza fissa dimora. Riusciamo ad aprire la confraternita anche a chi è meno fortunato di noi e lo facciamo con una tavola, offrendo quindi, oltre alla parola, come tutte le domeniche qui nella chiesa di San Pietro in Vincoli, anche la tavola col pane. Per l'occasione i confratelli e le consorelle hanno dato sfoggio delle loro capacità tra pentole e fornelli. Preventiviamo una trentina di persone, quindi faremo una dose da hotel, netto di pasta a testa, abbondante, quindi preventiviamo di buttare 5-6 kg di pasta. Condiamo con il pesto. Seppie e coi piselli, insemin, aburrida, come dice. Oh. Contentissima di avervi offerto questo, di cuore, veramente di cuore. L'iniziativa, pur con numeri ristretti, ha suscitato ammirazione tra i presenti, che hanno potuto condividere, oltre al pasto caldo, anche il calore dell'affetto di quanti si sono adoperati a preparare il pranzo. Stiamo mangiando della torta di riso buonissima con delle persone simpatiche, in una chiesa bellissima. Questa chiesa dei primi del Novecento è stata apparecchiata per accogliere tutti i poveri, che purtroppo però non sono tutti, perché in giro ce n'è veramente tante di persone bisognose. Tra i commensali anche il vescovo diocesano. Le confraternite nascono come realtà di carità, di preghiera, di comunione attraverso la preghiera, attraverso la carità. Ma torniamo con le nostre immagini al compleanno del villaggio del ragazzo per raccontarvi un altro pezzettino di questa giornata di festa. Ascoltare i bisogni, trovare il coraggio di accoglierli, ricordando lo stile di Don Nando Negri, il presidente del villaggio del ragazzo, prete Rinaldo Rocca, ha celebrato con il vescovo Giampio De Vasini la messa proprio per il 77esimo compleanno del villaggio del ragazzo. Nella cappella del centro Benedetto Acquarone c'erano sostenitori del villaggio, dipendenti, volontari, persone che a vario titolo hanno fatto e fanno la storia di questa realtà socio-educativa nata il 10 ottobre del 1946 dalla creatività di quel prete Don Nando, che seppe raccogliere le esigenze di accudimento, formazione professionale e accompagnamento educativo dei bambini nell'immediato dopoguerra. Oggi il villaggio ha cambiato pelle, ma il cuore è rimasto lo stesso e la preghiera è lo strumento fondamentale per conservare la memoria delle origini guardando al futuro, negli ambiti educativo, sociale e sanitario, con vari servizi assistenziali, residenziali e scolastici che sono cresciuti e si sono strutturati nel tempo. Nell'omelia al vescovo ha chiesto allo spirito di aiutare tutti a vivere una vita intessuta di perdono, giustizia e condivisione. Al termine della celebrazione è stata ricordata la benefattrice Anna Marchese, mentre Rita Sanguinetti ha ricevuto un bassorilievo di Ezio Garbarino, che raffigura il volto del marito Armando Montagna, che ha speso tutta la sua vita nel servizio all'opera del villaggio finché le forze glielo hanno consentito.
Ora parliamo di noi, ossia parliamo dei mezzi di comunicazione sociale e lo facciamo con due servizi. Il primo riguarda il convegno che è stato organizzato a Bogliasco in occasione del 150° anniversario di fondazione del settimanale cattolico di Genova, Il Cittadino. Il secondo riguarda la riunione annuale dei direttori delle emittenti che aderiscono al Corallo che si è tenuta quest'anno a Chiavari. Nella storia del cittadino ci sono due guerre mondiali, profondi mutamenti nella società civile e nel mondo della comunicazione, 16 vescovi, diversi direttori. Il primo è un chiavarese, Giovanni Rivara, al quale si deve l'uscita del primo numero, il 1 ottobre 1873. L'ultimo, in ordine temporale, Monsignor Silvio Grilli, che racconta così il suo primo approccio alla redazione, con la quale è iniziato a collaborare nel 1976. E io ricordo, da giovane giornalista, come ogni articolo che facevo, piccolo o importante, insignificante, mi dava gioia perché mi piaceva comunicare. Il settimanale cattolico dell'Arcidiocesi di Genova nel corso di 150 anni ha saputo tener viva la missione originaria di farsi portavoce del pensiero cattolico, raccontando una realtà territoriale importante. C'è una cultura dietro il settimanale cattolico che è importante per la nostra città, quindi per noi è fondamentale che il settimanale viva e magari si ritrasformi anche in quotidiano, perché sarebbe bello avere anche il quotidiano. Sentinella su un territorio, dunque, inserito in un mosaico più ampio raggruppato dalla Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Siamo giornali di informazione, siamo giornali però che hanno come riferimento una comunità molto precisa, che è quella del territorio. Questo non vuol dire che parliamo solo di locale, perché il nostro sguardo è generale. Poi l'Italia è lunga e i giornali sono tanti, quindi ciascuno poi coniuga la propria missione in base anche al territorio in cui opera. La festa per i 150 anni è stata occasione per ricordare Luigi Pistoni, storico collaboratore in ambito amministrativo. Io ho vissuto con lui e attraverso di lui le difficoltà che ha vissuto il cittadino nei primi anni in cui lui ha collaborato, fino ad arrivare all'inserimento nella legge per l'editoria e quindi ad accedere ai contributi dello Stato che hanno permesso al cittadino di recuperare e andare avanti. E Laura Ferrero, giornalista della redazione, presidente regionale UCSI, prematuramente scomparsa. Laura era veramente un ponte di amicizia sia nel mondo professionale sia nel mondo personale. Ha sempre tenuto a lavorare insieme, in gruppo, e credo sia anche la testimonianza di quello che aveva fatto col Cittadino e Telepace. E io spesso dicevo anche alla sua famiglia che chiunque era fortunato a conoscere Laura, perché Laura ti lasciava sempre un qualcosa dentro. La volontà è quella di proseguire questo cammino fedele ai valori che lo hanno caratterizzato sin qui. Cercare sempre la verità, conoscerla, approfondirla e poi comunicarla dopo un attento esame di quello che si scrive. E la sfida per il futuro è rappresentata da un cammino allargato a nuove collaborazioni. Il futuro o è insieme o non abbiamo futuro. Non abbiamo futuro. In questo tempo di cambiamento, o insieme riusciamo, non dico tanto ad affrontare, ma a leggere questo cambiamento e a dare delle risposte. E questo solo insieme sapremo farlo, anche perché come cristiani è così. È la comunità che cammina insieme, che gioisce insieme, che soffre insieme, insieme. Credo che sia il più bel regalo che possiamo fare oggi alla nostra gente e a tutta la gente che ci legge e ci ascolta. Collaborazione e formazione sono le due priorità emerse nella due giorni in presenza e con un tempo disteso di confronto fra i direttori delle emittenti del Consorzio Corallo, riuniti a Chiavari per il tradizionale incontro di programmazione annuale. Ciò che ci caratterizza come emittenti, anche a differenza di altri, è che noi abbiamo a cuore la persona, abbiamo a cuore l'essere attenti alla vita delle persone.
e facendo comunicazione e raccontando il racconto non generico ma di persone vere, di facce, di volti, di nomi, è la chiave di volta di quello che è appunto la nostra peculiarità, che cos'è sinergia, che cos'è collaborazione, che cos'è formazione, passa attraverso la valorizzazione delle persone. Quali sono i progetti che avete per il futuro? Di puntare di più al valorizzare la sinergia dell'essere in rete, dell'essere emittenti, per provare ad accedere anche a finanziamenti di bandi, di, penso oggi al PNRR, a Comunità Europea, ma anche alla stessa rete di regioni, perché avendo oggi prevalentemente emittenti che hanno coperture regionali, il valorizzare la nostra presenza nelle regioni e il fare rete fra regioni, che è già una modalità di lavoro peraltro anche da un punto di vista politico in Italia, e provarla a mettere a frutto come rete di emittenti di Corallo è certamente una strada sulla quale intraprendere un cammino. Il consorzio Radio Televisioni Libere Locali Corallo nasce nel 1981 dalle nascenti radio e TV di ispirazione cattolica italiane. Cambia pelle 20 anni dopo, diventando appunto un consorzio e tramutandosi in punto aggregativo per le realtà radiotelevisive locali, portatrici dei principi cristiano-sociali. Offre un servizio di formazione, assistenza sindacale, consulenza alle imprese, ne tutela i diritti in sede nazionale. Negli ultimi anni, sull'onda del rapidissimo progresso tecnologico che ha accorciato le distanze e ha messo a disposizione nuovi strumenti, le emittenti che ne fanno parte hanno stretto una collaborazione ancora più puntuale. Diciamo che è una ripresa di un dialogo mai interrotto, che forse però si era un po' sfilacciato, con la Corallo e con gli amici di tutte queste televisioni, perché credo che sia sempre più importante oggi fare rete, ma fare rete realmente, anche e soprattutto per il bisogno che abbiamo di incidere a livello culturale su un territorio che ha tanta sete di bene e di positivo. Ecco. I progetti si intrecciano alle sfide. Da un lato, insomma, c'è una realtà socioculturale che nei territori trova comunità desiderose di conoscere e di informarsi e che apprezzano un servizio che nasce lì, dove la gente vive e lavora. Dall'altro ci sono complessità da attraversare ed è qui che il Corallo trova la sua strada nel mettere insieme forze e prospettive per arrivare a questi due obiettivi. La sfida è proprio quella culturale, no? Noi, cioè, l'abbiamo visto, diciamo che abbiamo un Santo Padre, un Papa che avanti anni luce rispetto a quello che noi pensiamo e ci muoviamo, ci trascina in avanti grazie a Dio, e la sfida è proprio quella, no? Cioè di passare ancora di più a promuovere le coscienze, a promuovere questo aspetto di crescita culturale, perché quel ritirarci in noi stessi in questi ultimi anni è cresciuto moltissimo, no? Noi vorremmo tornare ad essere protagonisti di quel passaggio dall'io al noi. Non è facile, però ce la possiamo fare insieme, naturalmente. Corallo ha una grandissima opportunità, che è quella di avere emittenti molto forti, molto radicate nel territorio e quindi con una presenza significativa, e avere quindi una idea, uno spaccato di che cos'è l'Italia a partire dai territori. Quindi l'idea di rafforzare la rete attraverso anche contenuti, palinsesti che possano essere a servizio un territorio dell'altro, per dare una comunicazione più ampia di quello che facciamo e che siamo come rete di televisioni, è stato un po' il cuore di questi due giorni. Fra gli altri c'era anche il nuovo direttore di Telepace Verona, fresco di nomina. Mi colpiva perché il giorno in cui il Vescovo ha dato l'annuncio della mia nomina c'era il Vangelo del mandato dei 72, in cui l'invito di Gesù è andate e nelle case come prima cosa portate la pace, e penso che sia la missione di Telepace e di tutte le Telepace, cioè quello di portare pace nelle case, di essere una proposta di speranze, di attenzione, di ascolto, di dialogo, di guardare insieme al futuro, di mettere in comunione e in comunicazione tante persone, tanti territori, quindi credo che semplicemente porteremo avanti ancora questa missione. Ad ospitare l'incontro per la prima volta è stata Chiavari. Intanto vedersi tra colleghi è sempre una grande ricchezza. Ci ha fatto riscoprire la sintonia profonda su il modo di fare televisione, il modo di essere a servizio, e anche per capire insieme come possiamo migliorare il nostro lavoro, il nostro servizio, mettendo in rete le tante competenze, le tante capacità e peculiarità delle emittenti che abbiamo, cercando, come dire, di costruire una trama comune e di realizzare uno spirito di comunione e di collaborazione che è già operativo, ma auguriamo sia sempre più approfondito e più fecondo.
Parliamo di giovani. C'è un punto aggregativo libero dove mangiare un panino portato da casa oppure la focaccia comprata in uno dei tanti negozi della città. Non si paga, non si prenota e c'è uno spazio per pregare. È l'area picnic che si è aperta a Chiavari, all'Oratorio dei Filippini, con ingresso su Via Raggio. L'iniziativa torna per la seconda volta dopo il successo di quest'inverno. L'idea, lo ricordiamo, coinvolge le parrocchie di Chiavari, Levi e Camposasco e la pastorale giovanile della diocesi. C'è anche un educatore che fa accoglienza e potrà raccogliere dagli studenti delle scuole medie e superiori idee e suggerimenti. Sì, l'inizio c'è stato questa settimana, tutti i giorni di scuola dalle 12:30 alle 15. Ora andiamo in cattedrale a Chiavari, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa per le alunne e gli alunni delle scuole Santa Marta di Chiavari. Per stare con i miei amici e rincontrare le maestre. C'è chi non vedeva l'ora di ricominciare la scuola per ritrovare i propri amici e imparare cose nuove, chi ha ammesso di fare un po' fatica ad alzarsi presto per andare a scuola e fare i compiti. Sono le voci degli alunni della scuola paritaria Santa Marta di Chiavari a raccontare questo nuovo inizio di anno scolastico. Nella messa celebrata per loro nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, i ragazzi e le ragazze delle classi elementari e medie, sollecitati da Monsignor De Vasini, hanno raccontato prima la bellezza e la fatica dell'impegno scolastico e hanno poi formulato i propri auspici anche per il proseguo dell'anno. Alla domanda del vescovo su cosa chiedevano per la propria vita, le risposte sono state tante e sincere. Che ci sia la pace nel mondo. Fare nuova amicizia. Che tutti siano contenti in quest'anno scolastico. Di stare bene con i miei amici. Che ognuno ha ricchezze uguali. Che non ci siano poveri. Che il mondo non sia inquinato. La parità dei diritti e la fine della discriminazione. Bello. C'è chi ha chiesto per lo stupore dei docenti anche più ore di ginnastica e di matematica. Al termine dell'omelia, Monsignor De Vasini, riprendendo il messaggio del Vangelo, ha invitato i ragazzi a chiedere nella preghiera il dono dello Spirito Santo, consapevoli che qualunque cosa accada, di poter contare sull'amore incondizionato del Padre. Qualunque cosa succeda, sia che facciamo cose giuste, sia che facciamo cose sbagliate, sia che siamo nella tristezza, sia che siamo nella gioia, ecco, in qualunque situazione della vita non dimentichiamoci mai di questo, che Dio è un padre e ci ama, a prescindere dai nostri pregi e dai nostri difetti. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Dio è amore. Sono ricominciate le attività dell'Orto della Carità dell'Operazione Mato Grosso, un momento aggregativo, un momento di oratorio che si svolge nella Piana dell'Entella, sulla sponda di Lavagna, ed è rivolto soprattutto alle ragazze e ragazzi dalla seconda elementare alla terza media. Per iniziare le attività di quest'anno c'è stato un pomeriggio di giochi culminato poi con una grande festa. È stato lo spettacolo infuocato di Lumi il Drago Bianco a chiudere la grande festa per l'inizio di attività all'oratorio del Mato Grosso. All'Orto della Carità, su una piana dell'Entella a Lavagna, dove ormai era scesa la sera, quasi un centinaio di bambini e ragazzi con i loro genitori hanno assistito rapiti all'esibizione del mangiafuoco. Un finale emozionante a conclusione di una giornata di divertimento e di incontro dove i grandi e piccini hanno sperimentato attraverso il gioco, la preghiera e la condivisione della merenda l'inizio di un cammino sui sentieri della carità. È la festa per di inizio ufficiale delle attività che facciamo qui nell'Orto della Carità, in particolare le attività che facciamo con i bambini e con i ragazzi, l'oratorio. Che per le elementari è sempre, quasi sempre, il sabato pomeriggio dalle 2:30 alle 5, mentre per i ragazzi delle medie è un po' più vario nel tentativo di riuscire a coinvolgerli
vista la difficoltà di incastrarsi nei tanti impegni dei ragazzi, tra sport, scuola, compiti e altre cose, quindi sì, a volte sarà il sabato pomeriggio, a volte il sabato sera piuttosto che la domenica, per cercare sì, di avere sempre proposte che possono invogliare a venire e la possibilità di poterlo fare. Qual è la sfida educativa che qui viene resa concreta, portata avanti? Come dice il nome del posto, la cosa che ci tiene uniti e che dà un po' il significato è insegnare la carità, e noi questo ci tentiamo tantissimo. Oggi nel messaggio che vorremmo passare ai ragazzi e alle famiglie che verranno alla festa, l'idea è di dire ricordiamoci che durante la settimana, andando a scuola, alleniamo la testa a capire, a sapere tante cose. Tutti quanti oramai facciamo sport per allenare il nostro corpo, una cosa importante è tenerlo in forma, sano, però ecco, come se ci accorgiamo che ci dimentichiamo di una parte, che è la parte che non si vede, è la parte del cuore, qualcuno potrebbe dire la parte dell'anima, anche quella bisogna curare e allenarla. E per questo vorremmo che questo posto, ecco, serva a questo. L'attività dell'oratorio proseguirà tutti i sabati pomeriggio, ispirandosi al metodo educativo di San Giovanni Bosco e all'aspetto caritativo di San Francesco d'Assisi. A disposizione gli spazi della Piana dell'Entella. In attesa di vedere realizzati i lavori di recupero dell'antico casone, ormai ridotto a un rudere, i ragazzi vengono accolti sotto un tendone che presto potrebbe diventare anche più grande. Per questo è iniziata una raccolta fondi. Intanto l'anno dell'oratorio è iniziato e le iscrizioni sono ancora aperte. Ringraziare Don Stefano che ci aiuta tantissimo, tutti i ragazzi giovani animatori che in questi 3 anni, quasi 4 anni di attività stanno crescendo e stanno aiutando tantissimo sia nel mantenere il posto pulito e ordinato, ma sia per fare sempre più cose. È un posto e sono delle attività che vanno avanti con il passaparola, quindi tutto sta nel conoscere qualcuno degli animatori o delle famiglie che già vengono, e penso che se non arriva la voce col passaparola, l'unico modo è venire qua nei terreni. Sicuramente il sabato pomeriggio ci sono le attività, quindi dalle 2:30 alle 5 trovate sempre qualcheduno, ma altrimenti anche in settimana solitamente c'è sempre qualcuno. Ecco, è difficile che sia completamente vuoto questo posto. C'è un movimento forse poco conosciuto, ma che in realtà raccoglie diverse adesioni anche in Liguria. È il movimento Darsi Pace, che si propone un obiettivo sulla carta semplice, quello di partire dal cercare la propria pace interiore per portare poi la pace nel mondo, e Dio solo sa oggi quanto abbiamo bisogno di una prospettiva di questo genere. È un movimento che ha iniziato il suo 25esimo anno di attività a Roma e che, come detto, anche nella nostra regione conta diversi aderenti. Vediamo. Noi oggi inauguriamo la 25esima prima annualità nuova dei gruppi Darsi Pace. Smobilitare il mondo, mobilitare lo spirito. Con questo motto ha preso il via domenica nell'Aula Magna dell'Università Pontificia Salesiana di Roma il nuovo anno di attività del movimento Darsi Pace. Nato nel 1999 da un'intuizione del suo fondatore, il poeta e filosofo Marco Guzzi, Darsi Pace è un movimento culturale che si esprime attraverso i gruppi di liberazione interiore. La fede cristiana viene rilanciata come esperienza concreta e costante di una nuova nascita dallo scioglimento del vecchio io egocentrato, dominato dalla paura e dall'odio, per l'emersione di un nuovo io spirituale più libero e più felice. Questo cammino porta dentro di sé, perché noi abbiamo dentro di noi la luce e tutto ciò di cui abbiamo bisogno, però siamo diciamo distratti da questo mondo e pensiamo di essere anche noi degli animaletti con la data di scadenza nel taschino. Invece noi abbiamo una scintilla divina, noi pensiamo di essere assolutamente divini. In questo cammino ci interroghiamo a riguardo, perché non diamo niente per scontato. Il primo anno e mezzo è proprio un percorso che ti fa recuperare anche le tue ferite, perché il nostro è un discorso su 3 livelli, il nostro percorso prevede un ambito spirituale di meditazione, che poi diventa dopo il primo anno e mezzo anche contemplazione, quindi preghiera,
però è un livello anche culturale per la lettura critica del momento che stiamo vivendo ed è un percorso anche psicologico, perché ognuno di noi ha da riconoscere le proprie ferite e sanandole ci si apre al mondo in maniera più serena, più radiosa, si contatta proprio la propria essenza, quindi ti porta all'interno di te per scoprire che dentro di te c'è una quiete, c'è una forza che è in grado veramente di portare pienezza alla tua vita. I gruppi Darsi Pace svolgono una ricerca nell'orizzonte di una ricongiunzione tra fede cristiana e modernità. Nel corso degli incontri le riflessioni vengono accompagnate anche da momenti di preghiera e meditazione. Nel corso degli anni ha raccolto adesioni sempre più numerose. La rivoluzione è dentro di noi, cioè anziché guardare fuori di noi sempre, pensare di essere animaletti calati dentro un mondo, invece rovesciare lo sguardo, come diceva Platone, nella caverna. Quindi noi vediamo delle ombre proiettate, ma la verità è fuori. E in questo senso noi siamo concentrati fuori, ma la verità è dentro di noi. E dentro di noi scopriamo che siamo anche uniti, che siamo in sintonia, che non siamo uno contro l'altro, che non siamo, diciamo, separati come invece il nostro, noi diciamo, l'io egocentrato, cioè il fatto di identificarci solo col nostro corpo, con i nostri gusti, e noi pensiamo di essere questo. In realtà c'è dentro di noi un mondo, profondo, che l'uomo moderno assolutamente sta dimenticando. E tutto il sistema ce lo fa dimenticare, perché ovviamente per essere servili di questo sistema mercantile, insomma economico, finanziario, ovviamente tu devi essere dimentico di te stesso, delle tue tradizioni, della tua verità, devi essere solo un consumatore. E noi invece questo lo combattiamo apertamente, proprio ci sono una trentina di libri che Marco Guzzi, il nostro fondatore, ha scritto, ma non solo lui, sono editi nella collana Crocevia delle Paoline e sono il fondamento, diciamo, teorico di tutto il nostro lavoro. E quindi c'è una lettura del mondo in cui viviamo e del fatto che appunto le persone sono disperate, si sentono sole, si sentono sopraffatte, proprio perché non alimentano più la loro spiritualità. Il prossimo incontro in programma aperto a tutti, a cui è possibile partecipare anche attraverso YouTube e Facebook, è domenica 29 ottobre. Un cammino lungo 7 anni fatto di incontri e condivisione, ma anche un percorso personale che viene inserito in un cammino di comunità che in Liguria viene ospitato in maniera itinerante da alcune parrocchie. Ci sono ogni anno 12 incontri, però noi abbiamo anche una realtà appunto territoriale, io sono la referente regionale della Liguria, quindi ci sono degli incontri mensili che avvengono a Genova, incontri che prevedono appunto un ascolto, un accoglimento. Ecco, noi abbiamo le 3 A, abbiamo l'accoglimento delle persone, abbiamo l'ascolto e abbiamo l'accompagnamento. È proprio, diciamo, un percorso mirato sulla persona, non è la persona che deve sforzarsi di seguire un percorso, ma il percorso, diciamo, è personalizzato, nel senso che ognuno ha i propri tempi. E però, diciamo, in queste riunioni che facciamo fisicamente c'è la possibilità di provare quel sangha buddista, cioè la comunità che è intorno a te, che ti sostiene, e sono anche occasioni per sperimentare una relazionalità meno mascherata. Io solo nella meditazione riesco a sperimentare uno stato beato qui in terra, che poi mi fa dire: ok, io ho questo problema, non riesco a stare seduta, non riesco a camminare, però io sono altro. E quindi il Vangelo c'entra come? Perché è lui che ci trasfigura. Nella meditazione noi entriamo in contatto con la sfera divina, quindi con Gesù Cristo, con Dio Padre e tramite lo Spirito, ecco. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.